Allora, questo libro, l'inizio di questo libro è datato 29 settembre 1956, quando Stan Hookers, il ciclista belga, sta correndo per allenarsi nel velodromo di Anversa, il più grande velodromo coperto d'Europa, e a un certo punto, al 116° giro, cade e muore. Chi è Stan Hookers? Stan Hookers è un'ombra. È l'ombra che compare all'interno di una delle più importanti, più famose fotografie nella storia, non soltanto del ciclismo, ma dello sport italiano, che è quella del passaggio, cosiddetto della borraccia, in realtà è una bottiglia, tra Coppi e Bartali. E il racconto, si intreccia e si muove proprio attraverso delle cose, delle immagini, delle presenze che sono delle ombre. Il mio tentativo in questo libro è quello di seguire queste piste tracciate da ombre che sono più corte, più lunghe, più grandi, illuminandole sempre con una proiezione di luce diversa. In realtà il libro però comincia molto prima, comincia in una data cardine che è quella dell'8 settembre 1943 con l'armistizio e si chiude nel 1994 con la fine della Prima Repubblica e l'arrivo di Berlusconi al potere. Sono sei cose di cui si parla in questo libro: la borraccia, la penna sfera, la schiscetta, il passamontagna, la striscia rossa sull'uniforme dei carabinieri e il fiorellino al centro dei loghi dell'impero berlusconiano. Però oltre a questi sei sono tanti gli oggetti, tante le cose, tantissime le immagini, le ombre appunto che compaiono in questo libro, perché c'è la storia della Resistenza, c'è la storia di Olivetti, c'è la storia di Fantozzi, ci sono i surgelati e ci sono gli elettrodomestici, c'è la televisione con il pranzo servito di Corrado, c'è la chiesa, ci sono le caserme e ci sono tante persone che si intrecciano. Quindi un libro che naturalmente si può leggere anche nei suoi capitoli isolatamente, ma che è pensato per descrivere una specie di racconto, di romanzo delle cose.